ancora giro palla, Manolovic, poi dalla corsa Kernic, ancora giro palla per Laiomi, Stettler viene fuori a prendere la sfera, serve Manolovic, Kernic ancora, l'incrocio con dalla corsa, poi Manolovic si butta nello spazio, serve Kernic, le finte, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri, Kernic dalla corsa, si alza, la conclusione è fuori, rimessa affidata a Francesca Luchin che serve Licia Put, poi riparte Maria Carolina Rauli per il Messino che serve Naomi Marquez, poi Licia Put ancora sull'ala per Arianna Brunetti, il giro palla con Marquez nel ruolo di centrale che chiama lo schema per Messerino, Licia Put ancora con Rauli che manovra l'incrocio con Pugliese, Pugliese scarica ancora su Put, poi Marquez si butta nello spazio, lo scavalcamento, il fallo, fischio degli arbitri, fallo di Ramona Manolovic su Naomi Marquez, numero 24 del Messerino, riparte nuovamente la formazione ospite con Licia Put, le pista, la conclusione alta di Licia Put, riparte Laiomi con Ilic che serve Kernic, Kernic per dalla costa, dalla costa l'incrocio con Manolovic, Manolovic per Kernic che si alza, la conclusione è deviata dalla difesa del Messerino che può ripartire con Rauli, poi Marquez ancora per Licia Put, Arianna Brunetti sull'ala, poi ancora il giro palla per la formazione del tecnico Giuseppe Lucarini del Messerino con Marquez, poi Rauli ancora per Put, Marquez, poi ancora Rauli, Rauli per Put, l'incrocio, la conclusione ancora alta di Licia Put, ancora un errore in attacco per Messerino, riparte dall'altra parte Manolovic, Manolovic dentro per Stettler che però non aggancia, riparte il contropiede Brunetti, Brunetti la conclusione è gol del Messerino, in contropiede segna Arianna Brunetti, Alice Biondani, chiedo scusa, il capitano Alice Biondani, numero 5 del Messerino, dopo l'errore in attacco, la palla persa da Stettler, il lancio lungo di Francesca Luchin per Alice Biondani che tutta sola l'ha messa alle spalle di Mariana Ilic, riparte ora nuovamente Laiomi con Manolovic, poi ancora l'incrocio con Dalla Costa, Manolovic si butta nello spazio, serve sull'ala Vicky Romeo, la conclusione è gol di Vicky Romeo che pareggia subito i conti, gol dall'ala di Vicky Romeo servita dalla compagna, non ha sbagliato e l'ha messa alle spalle di Francesca Luchin, la numero 11 della Iomi, 1-1 dopo 4 minuti di gioco, riparte ora Messerino con Rauli, poi Put, ancora per Rauli, l'incrocio con Pugliese, ancora Put, Marquez, Rauli, giro palla per ancora Licia Put che si butta nello spazio, serve Marquez, Naomi Marquez, fallo, passi fischiati alla numero 24 del Messerino, cambio di possesso, può ripartire Laiomi con Dalla Costa, Dalla Costa ancora sull'ala, questa volta per Pina Napoletano che recupera in qualche modo la sfera, poi ancora sull'ala per Vicky Romeo, il pallanetto che però colpisce la traversa, può ripartire Messerino con Gaia Vinci, poi che lascia poi in cambio attacco difesa il posto alla numero 77 Rauli, Carolina Rauli, cambio attacco difesa nelle fila del Messerino che ora può manovrare proprio con Carolina Rauli che gira per Licia Put, poi ancora per Naomi Marquez, Put ancora, si butta nello spazio, serve ancora Marquez che si gira, fallo, fallo e poi il fischio degli arbitri, è stata un'incomprensione già il primo e il secondo arbitro, primo arbitro Schiavone aveva chiamato il 9 metri, non si era ravveduto di ciò il secondo arbitro Nicolella da bordo campo che aveva dato il gol, però poi gol che non è stato convalidato, quindi possesso ancora per la formazione del tecnico Giuseppe Lucarini con Marquez, Marquez per Rauli, Rauli l'incrocio con Put, Put ancora per Marquez, Marquez ancora passivo per Rauli, prova il servizio per la numero 41 Carlotta Pugliese che non aggancia, poi contropiede Pina Napoletano, la conclusione è gol di Pina Napoletano
in velocità il capitano, non sbaglia dopo il servizio preciso di Lucy Lastetler, 2-1 per la Iomi Salerno, con ora Messrino che attacca con Biondani, poi giro palla per Licia Put, ancora giro palla per Messrino, Naomi Marquez, Pugliese viene fuori a prendersi la sfera, poi lo scarico ancora su Marquez, sull'ala, poi Licia Put ancora per Marquez, le figlie di Marquez, ancora scarico per Licia Put, poi ancora Rauli, le figlie di Rauli, passivo per la formazione del Messino che ci prova con Naomi Marquez, la conclusione è fuori, nulla di fatto, può ripartire il contropiede Vicky Romeo che non sbaglia in contropiede, Vicky Romeo, il gol del 3-1, Vicky Romeo servita da rilancio di Mariana Ilic, non ha sbagliato ancora una volta Vicky Romeo e ha regalato il gol numero 3 alla Iomi Salerno, 3-1 dopo 7 minuti di gioco del primo tempo qui alla palestra Caporale Palumbo. Già la Iomi Salerno e il Messrino in gara 2 di playoff semifinale scudetto. Ora Messrino può manovrare con Licia Put, poi lo scarico per Biondani, Rauli, l'incrocio con Brunetti, poi Marquez prova il servizio per una compagna che non c'è, poi Marquez in qualche modo recupera la sfera, subisce il fallo, fischio degli arbitri, 9 metri ancora per la formazione del Messrino che manovra con Licia Put, poi Rauli l'incrocio con Marquez che in qualche modo riesce a servire nuovamente la compagna, poi Put si butta nello spazio, ancora per Marquez, la conclusione, la parata di Ilic, poi il recupero palla da parte di Manolovic che fa ripartire dalla costa per Kernic, le finte, la conclusione e gol di Natasha Kernic, 4-1 per l'Iomi, gol di Kernic. Dopo 8 minuti e 30 di gioco, riparte ora nuovamente il Messrino con Rauli, poi Pugliese per Marquez, Biondani, giro palla ancora per Rauli, poi Biondani per Put, Marquez, ancora Put, chiama lo schema, Pugliese viene fuori a prendersi la sfera, serve Marquez, poi Rauli ancora l'incrocio con Licia Put, Naomi Marquez per Lala, Arianna Brunetti, poi ancora fallo di Manolovic e non metti Put per Rauli ancora nello spazio per Marquez passivo per Messino, Rauli per Put, ancora la confusione, para e poi il contropiede ancora per Pino Napoletano che dall'ala si fa però parare la conclusione da Francesca Lucchin, il contropiede è l'errore del capitano, la conclusione parata poi dall'altra parte, il 7 metri, difesa in aria di Manolovic, fischio degli arbitri, 7 metri per la formazione del tecnico Giuseppe Lucarini. Dalla linea dei 7 metri ci va Arianna Brunetti contro Mariana Ilic, tutto è pronto, difesa in aria, arriva il fischio degli arbitri, la conclusione è il gol di Arianna Brunetti che porta a meno 2 il Messrino, 4-2 dopo 10 minuti di gioco, riparte ora la Iomi, Kernic chiama lo schema, Manolovic, giro palla per Vicky Romeo, ancora giro palla dell'Iomi con Kernic, Settler, l'incrocio, Manolovic, si butta nello spazio, Manolovic serve dalla costa che in qualche modo riesce a recuperare la sfera e a servire Kernic, poi ancora Kernic per Vicky Romeo, da là non si passa, ancora Kernic, si butta nello spazio, Vicky Romeo, la conclusione, ancora una parata questa volta di Francesca Lucchin. Quindi nulla di fatto, riparte il Messrino con Rauli, poi la numero 25 Brunetti, ancora Marquez per Licia Put, Alice Biondani,
per il giro palla del Mestrino, con Naomi Marquez, poi Licia Put, ancora per Rauli, ancora Marquez, Put, l'incrocio con la finta di Put, il servizio per Marquez, ancora Rauli, Biondani sull'ala, viene a prendersi la sfera, serve ancora Rauli, poi Marquez, le finte di Marquez, Rauli ancora sull'ala per Biondani, la conclusione è gol numero 3 del Mestrino, che si porta nuovamente sotto a meno 1, gol di Alice Biondani, dall'ala non ha sbagliato la numero 5, il capitano, poi ancora un errore ora in attacco, palla persa per la formazione salernitana del tecnico Laura Avram, erroraccio e palla persa, quindi possibile palla del pareggio per Mestrino. Quando sono passati 12 minuti di gioco del primo tempo, palla del pareggio in mano al Mestrino, che manovra con Marquez, poi Licia Put per Carolina Rauli, ancora giro palla per la numero 41 Carlotta Pugliese, Rauli ancora, Put, finta di Put, lo scarico sull'ala per Brunetti, poi Marquez, la conclusione è gol del pareggio di Naomi Marquez, 4-4, tutto da rifare per l'Iomi, che riparte ora in velocità con Kernic, che serve Manolovic, la conclusione è sbagliata da Ramona Manolovic, palla fuori, riparte Mestrino, che ora ha addirittura la possibilità di tornare a riportarsi in vantaggio con Licia Put, Licia Put per Rauli, Rauli poi si ferma, serve Naomi Marquez, poi ancora il giro palla per la formazione del Mestrino, con Marquez per Rauli, poi Put ancora per la formazione del Mestrino, Naomi Marquez, Licia Put, le fitte di Licia Put, poi il servizio per Rauli che si alza, conclude, ma para Ilic, spera che però finisce nuovamente nelle mani del Mestrino, con Marquez che serve Licia Put, poi Rauli ancora per Put, il giro palla, ancora per palla persa, e poi fischio degli arbitri, fischio degli arbitri, 9 metri, ancora possesso per il Mestrino con Marquez, Mestrino è anche sotto passivo, si alza il braccio degli arbitri, quindi Marquez ci prova, la conclusione però termina alta, quindi nulla di fatto, 4-4 dopo 13 minuti e 40 di gioco, riparte ora nuovamente la formazione dell'Iomi con Kernic che chiarano lo schema, poi serve Pina Napoletano dalla costa, il giro palla, Manolovic ancora per l'Iomi, l'incrocio Manolovic dalla costa che si alza, la conclusione termina però fuori, quindi rimessa affidata a Francesca Lukin, che ha deviato fuori la sfera, la conclusione di Dalla Costa in qualche modo, quindi riparte nuovamente il Mestrino, che ha nuovamente l'opportunità di portarsi sul più uno con Carolina Rauli, poi Licia Put, Carlotta Pugliese, giro palla per le salernitane con Put che chiama lo schema, poi Pugliese ancora, giro palla ancora per Biondani, Biondani dall'ala, serve Put, ancora le finte di Licia Put che serve Rauli, poi il servizio per Pugliese che ha subito anche il fallo, fischio degli arbitri, 9 metri, Put ancora per le finte di Put, lo scarico per Rauli, poi ancora sull'ala per Brunetti, Brunetti passivo, la conclusione di Brunetti termina fuori, dopo aver colpito la traversa può ripartire nuovamente l'Iomi con Kernic che in qualche modo perde la sfera, poi la colpisce anche con un piede, quindi giustamente gli arbitri cambiano il possesso affidando la sfera al Mestrino, con nuovamente il cambio attacco difesa nelle fila del Mestrino, con Gaia Vinci che lascia il posto a Naomi Marquez, Mestrino che può portarsi nuovamente sul più uno con la manovra affidata a Naomi Marquez che chiama lo schema, poi giro palla ancora per
la formazione del tecnico Lucarini con l'incrocio con Biondani, poi put, ancora l'incrocio con Brunetti, lo scarico per Rauli, le pinte di Rauli, la conclusione e il gol di Rauli che porta avanti di uno le ospiti quando siamo giunti al 16° minuto. Il tecnico Laura Avram chiama il time out. Squadre che tornano in campo e si riprende a giocare dopo il time out del tecnico Laura Avram. Chiomi Salerno che è sotto di 1, 5-4 e per il possesso della sfera ci lo palla con Manolovic che serve Tanaskovic, entrata sul campo al posto di Kernic, dalla costa Tanaskovic per Vicky Romeo, di lì non si passa, poi Vicky Romeo in qualche modo recupera la sfera, serve Pino Napoletano che dall'ala ancora una volta sbaglia facendosi parare la conclusione da Francesca Lucchin. Riparte nuovamente il Mestrino, lo fa con la numero 77 Rauli, poi ancora Marquez per Put, giro palla per Biondani, Biondani ancora per Marquez, poi Rauli, possesso palla che potrebbe portare addirittura sul più 2 la formazione del Mestrino con Put che sfida la difesa avversaria, poi serve Marquez che scivola ma in qualche modo riesce a servire Pugliese, c'è la parata di Mariana Ilic, spera che però termina out, quindi rimessa ancora per Mestrino che ci riprova con Marquez, poi Rauli ancora per Licia Put, il giro palla per la formazione del Mestrino, l'incrocio con Licia Put che si alza, prova la conclusione, spera che però arriva nelle mani di Brunetti, poi Brunetti subisce il fallo, rischio degli arbitri, Schiavone e Nicolella, 9 metri, ancora possesso per Mestrino con Licia Put, poi Naomi Marquez. Colpita al volto Licia Put, maniera involontaria, quindi fischio degli arbitri, 9 metri, ancora possesso per Mestrino con Rauli che serve Marquez, Marquez ancora per la conclusione, parata, era sotto passivo la formazione del Mestrino, riparte Tanaskovic in contropiede dall'altra parte, però serve Manolovic che serve Stetler, la conclusione questa volta trova il pareggio, la Iomi 5-5, Luci la Stetler la mette alle spalle di Francesca Lucchin. Riparte ora nuovamente il per Licia Put, ancora l'incrocio con Pugliese, l'incrocio ancora con Rauli, Rauli per Marquez, ancora il giro palla con Licia Put, Naomi Marquez, Naomi Marquez, fallo su Naomi Marquez, 9 metri ancora per la formazione del tecnico Giuseppe Lucarini che riparte con Rauli, poi Put, Put si butta nello spazio, serve ancora Marquez, Marquez prova il servizio per Pugliese, difesa in aria, fischio degli arbitri,
e 7 metri per la formazione del Mestrino, ordinato dagli abiti Schiavone Nicolella. Cambio Cepali nelle fila della Iomi con Elisa Ferrari contro Arianna Brunetti. Arriva il fischio degli arbitri, parte la conclusione e gol di Brunetti che porta nuovamente sul più uno il Mestrino, 6-5. Primo tempo, riparte la Iomi con Pino Napoletano, tanto rientra Illich al posto di Elisa Ferrari. Al 20° minuto, Mestrino 6, Iomi Salerno 5, qui alla palestra Caporale Palumbo. Si alza il tifo della palestra qui a sostegno delle ragazze guidate dal coach Laura Avram, che si provano ora a pareggiare nuovamente i conti, e non sbaglia il capitano Pino Napoletano, che dall'ala non sbaglia e realizza il 6-6. 6-6 il punteggio, ha pareggiato i conti Pino Napoletano dall'ala. Ora però c'è il Mestrino in attacco con Rauli che serve put, poi Naomi Marquez, ancora il giro palla per il Mestrino con l'incrocio con Rauli, poi l'incrocio ancora con Marquez, scala put, prova il servizio per Carlotta Pugliese, però non passa la sfera, c'è anche il fallo fischiato dagli arbitri, quindi 9 metri e ancora sotto passivo Mestrino, Naomi Marquez, la conclusione e gol di Naomi Marquez, conclusione di forza all'incrocio che non lascia scampo al portiere della Iomi Salerno. Dall'altra parte però occhio a Dalla Costa, la conclusione è il 2 minuti per Gaia Vinci che ha commesso fallo su in difesa troppo irruenta Gaia Vinci con la maglia numero 13, fermato fallosamente per la formazione salernitana che manovra con Tanaskovic, poi Vicky Romeo, ancora Tanaskovic, l'incrocio con Dalla Costa, ancora che si alza la conclusione e gol di Ilaria Dalla Costa, 7-7. Non sbaglia Dalla Costa realizzando il gol del 7 pari. Riparte ora nuovamente la formazione del Mestrino con Naomi Marquez, poi put per Biondani, spostata ora nel ruolo di terzino del tecnico Lucarini, con Pugliese che era momentaneamente andata a fare l'ala. Poi lo stesso tecnico Lucarini chiama il time out per organizzare al meglio l'azione d'attacco. Squadra è nuovamente in campo dopo il time out chiesto questa volta dal tecnico Lucarini della formazione dell'Alibes Espresso Mestrino, formazione veneta che ha anche la palla in mano per portarsi sul più uno al 22° minuto del primo tempo. Arriva il fischio degli arbitri Schiavone Nicolella, riparte la formazione del Mestrino con put per Biondani che è ritornata nuovamente sull'ala, poi ancora Naomi Marquez, l'incrocio con Arianna Brunetti, fallo su Brunetti,
9 metri, ancora Naomi Marquez per Licia Put, per Biondani sull'ala, passivo per la formazione del Messino che affida la conclusione a Licia Put, anzi a Naomi Marquez che però colpisce la traversa, può ripartire in contropiede la Naomi che ora ha lei l'opportunità di portarsi sul più uno con Pino Napoletano che subisce forse un fallo, non sono dello stesso avviso gli arbitri Schiavone e Nicolilli, Nicolilla e fanno fare bella figura Francesca Luchin, il portiere del Messino che può quindi parare. Non hanno ravvisato il fallo gli arbitri e quindi nulla di fatto, 7-7 ancora con Messino che ha nuovamente l'opportunità di portarsi sul più uno, che manovra con Licia Put, poi Alice Biondani, Licia Put ancora con Naomi Marquez, Naomi Marquez si butta nello spazio, serve Brunetti, Brunetti dentro per Pugliese che però non aggancia il servizio della compagna, si batte in contropiede dall'altra parte Vicky Romeo, Vicky Romeo che sbaglia anche lei in contropiede, Vicky Romeo, errore anche di Vicky Romeo che si fa parare la conclusione da Francesca Luchin, 7-7 nuovamente in avanti la formazione del Messerino che ha nuovamente l'opportunità di portarsi sul più uno, manovra con Rauli, poi serve Put, ancora Naomi Marquez, giro palla per la formazione del tecnico Giuseppe Lucarini, Rauli ancora l'incrocio con Licia Put, Licia Put l'incrocio con Naomi Marquez, Naomi Marquez per Rauli, Rauli l'incrocio ancora con Licia Put che serve sull'ala Brunetti, Brunetti sotto passivo, trova la conclusione, fischio degli arbitri, 9 metri ancora per il fallo subito da Arianna Brunetti, ancora passivo per le ospiti che ci provano con la conclusione di Rauli, para Marianna Ilic, nulla di fatto, ancora riparte la Naomi con Kernic, poi Manolovic, ancora per Pina Napoletano, il giro palla per Tanaskovic, ancora per Kernic, Kernic per Tanaskovic, l'incrocio con Lauretti Matos, Lauretti Matos per Manolovic, ancora Kernic sull'ala per Pina Napoletano, Pina Napoletano per Kernic, l'incrocio con Manolovic che si alza, la conclusione parata dal portiere Luchin, ancora riparte nuovamente Messerino che ha nuovamente l'opportunità al 25esimo di portarsi in avanti di uno, manovra con Rauli, poi Alice Biondani ancora per Rauli, poi Put per Naomi Marquez, ancora il giro palla per Licia Put, Rauli ancora giro palla per Carlotta Pugliese che viene fuori a prendersi la sfera, serve ancora Rauli, poi Naomi Marquez per Licia Put, Licia Put ancora per Rauli, Rauli lo scarico ancora, ancora per Licia Put che incrocia nuovamente con Naomi Marquez, sotto passivo, poi infrazione in attacco, fallo fischiato alla formazione del Messerino e poi questa volta in contropiede non sbaglia Vicky Romeo e con una gran conclusione la mette alle spalle di Francesca Luchin per l'8-7. Vicky Romeo questa volta si è fatta perdonare l'errore precedente, ha agganciato al volo il servizio della compagna e con una gran conclusione fortissima la scagliata in rete alle spalle di Francesca Luchin. Ora però c'è dall'altra parte il Messerino che può però nuovamente pareggiare i conti, quindi occhio a Naomi Marquez che serve Licia Put, Licia Put, la conclusione parata da Marianna Ilic, riparte nuovamente la formazione salernitana con Loretti Matos, poi Settler per Manolovic, Manolovic il fallo, Loretti Matos che ha preso il posto di pivot di Lucilla Settler che ora rientra sull'ala, però anzi no, va Loretti Matos sull'ala con Settler che ritorna nel suo ruolo di pivot, è uscita anche nelle file della formazione salernitana dalla Costa che ha lasciato spazio a Natasha Kernic che ora è in possesso, doppio pivot per la Naomi Salerno con Kernic che serve Tanaskovic, la conclusione è gol di Ramona Manojlovic che porta sul più 2 la formazione
della Iomi Salerno, sfortunata la deviazione di Francesca Lucchin. La sfera però è finita in fondo al sacco per il 9-7 quando siamo giunti al 27esimo minuto del primo tempo, più due Iomi. Ora però occhio al Mestrino, che può accorciare nuovamente con la palla in mano. Rauli per Pugliese, Pugliese per Ligiaput, l'incrocio con la sorda Naomi Marquez, Rauli ancora per Marquez, Ligiaput, Ligiaput serve Biondani dall'ala, non si passa di lì, quindi l'incrocio con Naomi Marquez, Naomi Marquez per la conclusione, il fallo fischiato, vediamo un po' a Settler se non andiamo errati. Fallo e due minuti per Lucilla Settler e anche 7 metri per la formazione del Mestrino. Dalla linea dei 7 metri ci va come al solito Arianna Brunetti contro Elisa Ferrari, che ha preso la difesa dei pali al posto di Marianna Illich. Le finte, la conclusione e il palo colpito da Arianna Brunetti, quindi nulla di fatto, palo, sbaglia il 7 metri Arianna Brunetti, quindi può ripartire la Iomi con la Iomi che gioca anche in extra player, quindi senza portiere, uomo in più di movimento. Quando siamo giunti al 28esimo minuto e 20 secondi del primo tempo, Iomi sul più 2 in possesso con Tanaskovic, poi Manolovic, ancora Tanaskovic, Kernic, Tanaskovic, ancora per Manolovic, l'incrocio tra le due, poi la conclusione è affidata alle mani di... Poi riparte il contropiede dall'altra parte, ma Pugliese, Pugliese però è costretto a fermarsi, serve Put, poi ancora Naomi Marquez, Naomi Marquez per Biondani dall'ala, da lì non si passa, quindi riparte da Ligiaput, Ligiaput ancora per Rauli, Rauli lo scarico ancora per Naomi Marquez, poi ancora sull'ala Biondani per Put, Put si butta nello spazio, serve Marquez, Marquez subisce il fallo, fischio degli arbitri, 9 metri. Ancora per Mestrino che si riparte con Ligiaput, Ligiaput per Biondani sull'ala, ancora Ligiaput per Marquez, Marquez per sull'ala per Brunetti, poi ancora sull'ala dall'altra parte per la conclusione, la parata di Biondani. Poi due minuti per Vicky Romeo e il 7 metri per la formazione del Mestrino. Questa volta dalla linea di 7 metri ci va la numero 41, Carlotta Pugliesi. Elisa Ferrari riesce sette metri. Mestrino che si porta sul meno 1. Della Iomi Salerno quando mancano pochi secondi alla fine del primo tempo. Iomi Salerno che può manovrare con Kernic, poi Tanaskovic ancora per Settler, la conclusione e gol di Lucila Settler per il 10-8 e poi finisce il primo tempo con la Iomi Salerno avanti di 2, 10-8, a 16 per il secondo tempo.
inizia il secondo tempo del match tra la Iomi Salerno e il Messina in gara 2 di semifinale playoff scudetto. Primo tempo che si è chiuso con il punteggio di 10-8 in favore della formazione salernana, che ora può manovrare con Dalla Costa, poi Kernic, ancora il giro palla per Manolovic, Dalla Costa, Kernic per Pino Napoletano, che viene fuori a prendersi la sfera, giro palla Laura Timados, dall'ala ancora a prendersi la sfera Kernic, l'incrocio Manolovic per Dalla Costa, ancora per la conclusione e gol di Pina Napoletano con il numero 11 per la Iomi. 11-8, ribatte ora il Messerino dall'altra parte con Naomi Marquez, poi Put per Marquez che si buccia nello spazio, serve Brunetti sull'ala, di lì non si passa, quindi il servizio per Put, poi lo scarico per Biondani dall'ala, Biondani realizza il gol numero 9 per Messerino, 11-9, non sbaglia Alice Biondani mettendola alle spalle di Mariana Ilic. Ora nuovamente uomo in più per di movimento ordinato dal tecnico Laura Avram, che poi rimanda nuovamente in campo anche il portiere, visto che erano scaduti i due minuti di sospensione per la giocatrice della formazione salernitana. Quindi possesso Iomi con Dalla Costa, serve Laura Timados, poi l'incrocio, ancora la conclusione e il gol realizzato da Natasha Kernic. L'angolino basso realizza il gol numero 12-9 dopo due minuti di gioco del secondo tempo per la formazione della Iomi Salerno, chiamata ora però a difendersi dall'attacco del Messerino con Rauli, poi Put per Pugliese, Pugliese l'incrocio per il giro palla per la formazione ospite del tecnico Lucarini, Rauli, Marquez, ancora la conclusione fuori di Rauli, quindi può ripartire in velocità Kernic, che serve ancora Dalla Costa, che poi scarica e serve nuovamente la compagna, Kernic non sbaglia e la mette in fondo attacco, 13-9, gol realizzato da Natasha Kernic, servita da Dalla Costa, si è bruciata nello spazio e non ha sbagliato la numero 9 della formazione salernitana. Putti che chiama lo schema, serve Naomi Marquez, ancora l'incrocio Put Pugliese, poi Marquez ancora per Rauli, ancora Marquez, Marquez si buccia nello spazio, si alza la conclusione e il gol di Naomi Marquez, che porta a 10 il gol del Messerino. Dall'altra parte però in velocità trova il servizio Kellic per la giocatrice Settler, che poi subisce anche il fallo. Non sono dello stesso avviso agli arbitri, che quindi fanno ripartire il gioco con Settler, che poi si rialza e in qualche modo riesce a ritornare in difesa, visto che le compagne erano riuscite a stoppare l'azione d'attacco del Messerino, che però è ancora in possesso con Licia Put, poi Naomi Marquez, ancora il giro palla per Carlotta Pugliese, il pivot che viene fuori a prendersi la sfera, poi serve ancora Rauli, Rauli ancora per Marquez, Marquez serve Licia Put, Licia Put per Naomi Marquez, dentro ancora per Carlotta Pugliese, che subisce fallo, fischio degli arbitri, 9 metri, ancora possesso per Messerino, che manovra con Rauli, che è anche sotto passivo, Put le finte, poi serve Marquez, Marquez dentro. Pugliese che subisce il fallo, 9 metri, bella che viene affidata alle mani di Naomi Marquez, che fa partire la conclusione, Ilicic e Pada, quindi riparte la Iomi, lo fa con Manolovic che serve sull'ala Laura Timatos, poi ancora Manolovic per Dalla Costa, Dalla Costa per Kernic, Kernic ancora sull'ala per la conclusione e gol numero 14 della Iomi, porta la prima dall'ala di Laura Timatos.
servizio della compagna, spera che termina out. Quindi... recepisce la sfera, ora serve Pina Napoletano, poi c'è il giro palla con la formazione della Iomi con Dalla Costa, Kernic ancora per Manolovic, il giro palla, l'incrocio, l'incrocio con Manolovic, Manolovic, Dalla Costa, Loretti Mados, ancora Manolovic, si butta nello spazio, la conclusione questa volta para Francesca Lucchin, nulla di fatto. Riparte nuovamente il Messerino con Rich, lancia in velocità Pina Napoletano che prova il pallonetto, ma c'è la parata le sue compagne della panchina, ha provato il pallonetto Pina Napoletano, Lucchin però ci ha messo le mani e ora riparte nuovamente il Messerino. Siamo giunti al 7° minuto, 14-10. Ancora Rauli per Marquez, Marquez le vinte, si gira lo scavalco, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri, ancora per la formazione del Messerino, ancora nuovamente sotto passivo con il fallo subito da Licia Put, ancora il 9 metri, passivo ancora per la formazione del Messerino con la conclusione provata da Licia Put che termina però fuori, si parte ora nuovamente in contropiede ma sbaglia il lancio Ilic, quindi fa ripartire il Messerino che ci prova ancora una volta con Licia Put, spera che però termina sulla traversa, può ripartire nuovamente la Iomi, nulla di fatto, non cambia il punteggio con Loretti Matos, Kernic, poi Manolovic, chiama lo schema, serve Dalla Costa, ancora il giro palla per la formazione del tecnico Laura Avram, Manolovic nel ruolo di centrale chiama lo schema, poi serve dall'altro lato Kernic, l'incrocio con Loretti Matos, poi ancora giro palla per l'Iomi, Kernic, l'incrocio con Dalla Costa che si alza, la conclusione Dalla Costa la mette in fondo al sacco, gol del più 5 quando siamo giunti al quasi 9 minuto, dall'altra parte però occhio a Marquez che in qualche modo controlla. Squadre che tornano nuovamente sul 40-20 della palestra Caporale Palumbo dopo il time out chiesto dal tecnico Lucarini del Messerino che ha l'opportunità con la palla in mano di organizzare l'azione d'attacco con Naomi Marquez, poi lo scambio con Put Biondani, ancora Put per Naomi Marquez, Naomi Marquez ancora per Alice Biondani, poi Licia Put si butta nello spazio, serve ancora Naomi Marquez, Naomi Marquez serve Brunetti sull'ala, poi ancora Put per Biondani che in qualche modo tocca con i piedi la sfera, quindi fallo d'attacco e cambio di possesso con la Iomi che può ripartire con Kernic che serve Loretti Matos, Loretti Matos ancora per Kernic, Kernic le vinte, lo scarico ma Brunetti anticipa la giocatrice della formazione sanitana che poi però commette fallo, Natasha Kernic, arriva così il 2 minuti per la giocatrice in maglia numero 9 della Iomi Salerno e fallo e possesso per la formazione del Messerino che può ripartire con Biondani spostata ora nel ruolo di terzino dal tecnico Lucarini con Rauli che è andata sull'ala. Rauli proprio ora subisce il fallo, la spinta da parte di Loretti Matos, riparte nuovamente quindi il Messerino, lo fa con Naomi Marquez, poi l'incrocio con Carlotta Pugliese,
non mi Marquez ancora per Biondani, ancora Marquez, Marquez per Brunetti sull'ala, poi lo scarico ancora per Biondani che si butta nello spazio, fischio degli arbitri, 9 metri, fallo di Dalla Costa, secondo la colpa è arbitrale Schiavone Nicolella, 7 metri per le ospiti, con Arianna Brunetti questa volta contro Mariana Ilic, arriva il fischio degli arbitri, la conclusione, ancora il palo per la giocatrice in maglia numero 25, Arianna Brunetti colpisce nuovamente il palo e poi c'è qualcosa che non va e quindi c'è il commissario che chiama, commissario del delegato della FIGH che chiama gli arbitri, l'attenzione degli arbitri, e poi c'è il cartellino giallo per un componente della panchina della formazione del Messrino, se non andiamo errati l'ufficiale A che ha rimediato il cartellino giallo, può ripartire ora la Iomi, 15-10, possesso per la formazione saitana con Tanaskovic, poi Manolovic chiama lo schema, ancora il giro palla per la formazione del tecnico Laura Avram con Tanaskovic che serve Manolovic, poi Dalla Costa fuori per Pina Napoletano, l'incrocio ancora con Lauretti Matos, giro palla poi per Tanaskovic, Tanaskovic sull'ala per Pina Napoletano, il pallanetto ancora una volta sbagliato da parte di Pina Napoletano, può ripartire in contropiede nuovamente Mestrino con Biondani che serve Marquez, Marquez si ferma, poi serve nuovamente Liciaput, Liciaput per Biondani, Biondani, Biondani sull'ala per Brunetti, Brunetti per Marquez, ancora il giro palla, Liciaput si brucia nello spazio, serve Biondani, Biondani prova il servizio per Pugliese che viene anticipata da Stettler e poi Dalla Costa chiama le compagne, le predica calma. Quando siamo giunti al dodicesimo circa del secondo tempo, 15-10, ha recuperato in qualche modo la sfera Stettler, poi ha servito Dalla Costa e la stessa Dalla Costa ha predicato calma tra le sue compagne, Iomi che ora avanza con Lauretti Matos che dall'ala colpisce il palo, poi Stettler recupera in qualche modo, poi fallo fischiato in attacco dalla coppia arbitrale, Schiavone Nicolella, può ripartire nuovamente il Messrino con Marquez, Marquez la conclusione sbagliata in qualche modo, però la sfera arriva nuovamente a Naomi Marquez, Naomi Marquez la parata ancora di... e poi c'è Dalla Costa che ha subito un colpo, quindi si ferma il gioco, bisogna asciugare il 40-20, 15-10 dopo 12 minuti e 10 secondi del secondo tempo, possesso ancora per la formazione del Messrino con Marquez, poi ancora il giro palla per Biondani, Biondani per Putt, ancora Marquez per Biondani, giro palla, Naomi Marquez ancora per Putt, l'incrocio con Biondani, l'incrocio con Marquez, servizio sbagliato per la giocatrice del Messino e poi questa volta ancora un errore con Settler in contropiede che colpisce la traversa, poi dall'altra parte riparte in contropiede Liciaput per Messino, si butta nello spazio, fallo in attacco, sfondo fischiato a Liciaput, quindi un po' di confusione, errori da una parte e dall'altra, quindi riparte nuovamente l'Iomi, lo fa con Tanaskovic, poi Vicky Romeo rientrata sull'ala al posto di Pina Napoletano, mentre qui sull'altra ala c'è Lauretti Matos, si alza ora il tifo anche qui alla palestra Caporale Palumbo con l'Iomi in possesso, Dalla Costa, Manolovic, la conclusione è gol di Ramona Manolovic, più 6 per l'Iomi, 16-10 per la formazione salernitana. Ora però occhio al Messrino che può attaccare con Biondani, poi Putt che scambia la posizione Marquez e Biondani, due terzini della formazione del Messrino, Marquez ora serve Putt, poi Biondani,
ancora all'incrocio con Marquez, poi Biondani ancora, Biondani servizio per Pugliese, la conclusione è gol di Pugliese con il numero 11 per le ospiti e due minuti per Dalla Costa. Ora fuori il portiere nelle fila della formazione salernitana e fuori il portiere di Eja Kernic, extra player per ovviare all'esclusione temporanea di due minuti di Dalla Costa. Quindi 16-11 quando siamo giunti al quindicesimo possesso Iomi, con Kernic che ordina il giro pral e predica calma. Ancora Lauretti Matos, poi Kernic per Tanaskovic, Vicky Romeo, l'incrocio, Manolovic, ancora per Tanaskovic, la conclusione parata, poi il fischio degli arbitri, il fallo su Tanaskovic, il 9 metri per l'Iomi, anzi la rimessa dalla linea laterale per Lauretti Matos, ancora giro palla per passivo per Manolovic che trova la conclusione parata da Lupin, ma ancora possesso per la formazione della Iomi Salerno con Manolovic, Manolovic per Tanaskovic, Tanaskovic per Manolovic, fallo in attacco commesso da Ramona Manolovic, fallo di piedi, può ripartire il Mestrino, lo fa con Putt, poi ancora Marquez per Rauli sull'ala per Biondani, ritornata nuovamente sull'ala Alice Biondani, Naomi Marquez dentro per Pugliese, Pugliese non sbaglia, realizza il gol numero 12 per il Mestrino, 16-12 quando siamo giunti al sedicesimo minuto, meno 4 per il Mestrino, Iomi Salerno 16, Mestrino 12, Iomi che è in possesso della sfera in questo momento con Manolovic, poi Kernic che chiama lo schema, serve Tanaskovic, ancora giro palla per la formazione del tecnico Laura Avram con Tanaskovic, Vicky Romeo, ancora l'incrocio con Manolovic, Tanaskovic ancora per Kernic, le fitte di Kernic, poi Tanaskovic si butta nello spazio, fallo subito da Tanaskovic, fischio degli arbitri, 9 metri ancora, e poi c'è il time out chiesto dal tecnico Laura Avram che vuole organizzare al meglio l'azione d'attacco. Squadre che tornano in campo sul 40-20 della palestra Caporale Palumbo dopo il time out chiesto dal tecnico Laura Avram. Possesso per l'Iomi per organizzare al meglio l'azione d'attacco. Chiamato il time out, Laura Avram si prende ora a giocare con Manolovic che serve Vicky Romeo. Ancora il giro palla per la formazione di casa con Dalla Costa che si butta nello spazio, serve Manolovic, Manolovic per Kernic, l'incrocio, Kernic Manolovic, poi ancora il servizio per Dalla Costa che si butta nello spazio, fallo di sfondo fischiato a Ilaria Dalla Costa, riparte nuovamente il Mestrino, lo fa con Biondani, Biondani per Naomi Marquez, Naomi Marquez ancora per Biondani che viene riportata nel ruolo di terzino dal tecnico Lucarini. L'altro ruolo di terzino c'è Naomi Marquez che riceve dalla sfera, mentre sull'ala per Mestrino ci sono Rauli e Brunetti. Giro palla per la formazione del tecnico Lucarini proprio con Biondani che serve Marquez. Marquez per Biondani, Biondani ancora per Putt, Putt
per Marquez, la conclusione di Marquez, parata e poi infrazione d'aria dichiarata Naomi Marquez, quindi cambia di possesso con Laura Abraham, il tecnico della formazione saitana che predica calma, rimette in gioco Ilic che serve Kernic, poi Manolovic, Manolovic ancora per Laurenti Matos, Manolovic chiama Kernic, le serve la sfera, poi Kernic chiama lo schema nel ruolo di centrale, il giro palla ancora per Kernic, per Laurenti Matos, giro palla ancora per Vicky Romeo che viene fuori a prendersi la sfera, l'incrocio, poi Vicky Romeo, la conclusione, ecco il di Vicky Romeo, gol numero 17 a 12, dopo 18 minuti di gioco e avanti la formazione della Iomi, 17 a 12. Ora però c'è il Mestrino in possesso della sfera con Marquez, poi Ligiaput per Rauli che serve a Biondani, l'incrocio con Brunetti, la conclusione di Brunetti, il gol di Arianna Brunetti, gol numero 13 della formazione del Mestrino. Ora dall'altra parte però Manolovic, serve Kernic che però commette infrazione in attacco, palla persa, dall'altra parte Biondani non sbaglia, riportando a meno 3 la formazione del Mestrino. È l'oraccio della giocatrice della Iomi Salerno che ha permesso il contropiede al Mestrino, che ha avuto quindi l'opportunità di portarsi sul meno 3 realizzando il gol del 17 a 14. Ora nuovamente riparte la Iomi, lo fa con Dalla Costa, poi Kernic, l'incrocio con Settler, l'incrocio con Vicky Romeo, Vicky Romeo per Kernic ancora, che serve Manolovic, Manolovic ancora per Kernic, Kernic ancora per Manolovic, passivo per la Iomi, ma Manolovic non sbaglia e la mette all'incrocio dei pali, riportando sul più 4 la Iomi, 18 a 14 quando siamo giunti al 20° minuto circa del 19:40 per la precisione del secondo tempo, 18 a 14 il punteggio, c'è cioè ora in attacco il Mestrino con Rauli, poi Put per Biondani che ora ricopre il ruolo di centrale, chiama lo schema, serve Marquez, poi ancora Biondani, l'incrocio con Pugliese, il pivot viene fuori a prendersi la sfera, serve ancora Put per Marquez, per Brunetti, Brunetti dall'ala, ancora per Put, le finte di Put, poi ancora Marquez, passivo per la formazione del Mestrino, fischio degli arbitri, intanto fallo di Dalla Costa su Marquez, 9 metri per la formazione del Mestrino che è ancora sotto passivo, Marquez, serve Put, poi Rauli sull'ala, fallo ancora su Rauli, ancora 9 metri con Put che serve, anzi trova la conclusione, parata da Ilic, era sotto passivo anche, quindi affrettata la conclusione della formazione del Mestrino, riparte la Iomi con Manolovic, poi Dalla Costa, Dalla Costa per Kernic, Kernic per Manolovic ancora, la conclusione di Manolovic, parata da Francesca Lukin, spera che però termina out, quindi rimessa dalla linea laterale, possesso ancora per la formazione del tecnico Laura Avram con Manolovic che serve sull'ala, Lauretti Matos, poi ancora il giro palla di Kernic che chiama lo schema, Kernic per ancora il giro palla, Manolovic, Manolovic ancora sull'ala per Lauretti Matos, la conclusione è gol di Lauretti Matos, 19 a 14, dall'ala Lauretti Matos la mette in fondo al sacco, Vicky Romeo lo sbaglia e arriva il gol numero 20 per la formazione salernitana, 20 a 14, quando siamo giunti al 22esimo, Iomi Salerno sul più 6 dal tipo assordante della palestra Caporale, Maggiore Palumbo, non sbaglia Vicky Romeo, mettendo dalle spalle di Francesca Luquini per il 20-14, Messino che ora manovra con Pugliese, poi Naomi Marquez ancora per Alice Biondani, Biondani per Put, Put per Biondani, Biondani, la conclusione è gol numero 15 di Alice Biondani, 20 a 15, riparte ora la Iomi, lo fa con Dalla Costa, poi Kernic che chiama lo schema, ancora giro palla
per la formazione salernitana dell'Aiomi, con Manolovic, poi l'ora attimata si viene fuori a prendersi la sfera, ancora dalla Costa, fuori per Vicky Romeo, Vicky Romeo per Kernic, Kernic per Settler, ancora giro palla per Kernic, la conclusione fuori di Natasha Kernic. Riparte nuovamente ora il Mestrino, che manovra con Marquez che si butta nello spazio, serve Brunetti, Ferrari c'è e para, ci mette la mano Elisa Ferrari che ha preso il posto di Mariana Ilic, poi in contropiede Manolovic si fa parare la conclusione da Francesca Luquin, spera che però termina out, quindi la rimessa dalla linea laterale è ancora affidata alla formazione dell'Aiomi, che può manovrare con Kernic, Kernic per Dalla Costa, Dalla Costa ancora per Kernic che chiama lo schema, Manolovic, Manolovic il giro palla ancora per la formazione salernitana, Lauretti Matos, Manolovic, ancora lo scarico su Kernic, l'incrocio con Dalla Costa la conclusione fuori di Dalla Costa, quando mancano 6 minuti circa alla fine del match, è ancora lungo, non bisogna abbassare la guardia, 20 a 15 in favore della formazione guidata dal tecnico Laura Avram, ma ora in possesso c'è il Mestrino che però sbaglia, erroraccio di Lauri con Pugliese che non riesce a prendere la sfera, quindi può ripartire l'Aiomi con calma con Dalla Costa, poi Vicky Romeo, ancora Dalla Costa, Kernic nel ruolo di centrale, chiama lo schema, predica calma, Manolovic, giro palla per la formazione del Aiomi Salerno, ancora Vicky Romeo sull'ala, poi ancora lo scarico su Manolovic, Manolovic ancora Dalla Costa, dito per Kernic che realizza il gol numero 21, 21 a 15 a favore della Aiomi Salerno, non sbaglia Kernic dopo lo scarico di Dalla Costa e quindi 21 a 15 quando siamo giunti al 25esimo e 20 secondi circa, ma stessa ora per la formazione ospite con Naomi Marquez, Lauri, Lauri per Biondani, put, si butta nello spazio, poi serve Biondani, Biondani ancora per Naomi Marquez, Marquez per Biondani, Biondani ancora per put, giro palla poi per ancora Biondani, passivo con Biondani che prova la conclusione, c'è il fallo di Dalla Costa, rischio degli arbitri, il 7 metri, gli arbitri Schiavone e Nicolilla hanno visto una difesa in aria da parte di Dalla Costa, che quindi il 7 metri per le ospiti, dalla linea dei 7 metri ci va Carlotta Pugliese, maglia numero 41 contro Elisa Ferrari, le vinte di Pugliese, la conclusione è fuori di Carlotta Pugliese che sbaglia il 7 metri e quando mancano 4 minuti alla fine del match può quasi cominciare la festa, l'Aiomi Salerno comincia a vedere il traguardo, si alza in piedi la palestra Caporale Palumbo, Aiomi Salerno 21 contro Messino che ne ha diretti realizzate 15, Aiomi Salerno che può manovrare con Lauretti Matos sull'ala per Manolovic, lo scarico per Dalla Costa, dall'altra parte sull'ala per Vicky Romeo, fallo, difesa in aria, 7 metri e 2 minuti per Gaia Vinci, 7 metri per l'Aiomi, dalla linea dei 7 metri ci va Ramona Manolovic contro Francesca Luquin, c'è anche il 2 minuti per Gaia Vinci, il fischio degli arbitri, le finte di Manolovic, la conclusione, il pallonetto sbagliato da Ramona Manolovic, ha provato la palombella Ramona Manolovic, dall'altra parte ora occhio alla formazione del Mestrino che ci prova con Licia Put, poi Licia Put rimane anche a terra, quindi bisogna fermare il gioco, ha subito un colpo la numero 10 della formazione del Mestrino che aveva sbagliato la conclusione in un primo momento tirando alto, poi però il colpo
lo ha subito la numero 10. Possesso per l'Iomi, si riprende ora a giocare, mancano 3 minuti alla fine del match, l'Iomi salendo in avanti di 6 gol, 21 a 15 in questa gara 2 di semifinale playoff scudetto. Formazione salernitana che può manovrare con Kernic per Manolovic, Manolovic si brucia nello spazio, serve Stettler, Stettler non sbaglia e la mette in fondo al tappo per il 22 a 15. Favore della formazione salernitana, dall'altra parte occhio a Marquez che non controlla, poi in qualche modo riesce a recuperare la sfera e a servire Pugliese, ancora giro palla per la formazione del tecnico Lucarini quando mancano circa 2 minuti alla fine del match, Iomi Salerno 22, Mestrino 15, formazione del Mestrino che conduce la sfera con Lisciaput, poi ancora Marquez si alza, la conclusione parata da Elisa Ferrari, quella che termina fuori, quindi rimessa dalla linea laterale affidata a Alice Biondani del Messino, si prova nuovamente Marquez per le ospiti, la conclusione è col numero 16 del Messino realizzata da Naomi Marquez. Intanto detto anche qualche giovane atleta del settore giovanile, quando manca davvero poco. In campo sull'ala Carmen Stellato, maglia numero 3, e dall'altra parte sull'ala al posto di Vicky Romeo c'è, se non andiamo a vedere, Giulia Rossomando con la maglia numero 6, quindi poi la volante e con Accademia in questo finale per l'Iomi, la volante e con numero 23, 23 a 16 in favore della formazione allenata dal tecnico Laura Abram, quando manca un minuto alla fine del match ormai è cosa certa la vittoria nelle mani della Iomi Salerno in questa gara 2 di semifinale playoff scudetto. La Iomi Salerno quindi chiude i conti, lo possiamo dire, onore anche al Mestrino che sino all'ultimo ha dato filo da torcere alla formazione salernana, Mestrino che realizza il gol numero 17 con Carolina Rauli, 23 a 17. Iomi Salerno che approda dunque in finale scudetto, e c'è anche Giada Chianese con la maglia numero 10 delle fila della formazione salernana. Giada Chianese che va sull'ala, mentre nel ruolo di pivot c'è Carmen Stellato delle fila della Iomi Salerno, che riparte con Kernic, poi Manolovic per Chianese, ancora giro palla per Stellato, la conclusione e gol di Carmen Stellato, 24 a 17, realizza il gol anche la giovane giocatrice in maglia numero 3 del settore giovanile dell'attaccantera targata Pidio Salerno. Mancano pochi secondi, la conclusione parata e poi finisce qui la Iomi Salerno, vince e approda ancora una volta in finale scudetto, finisce 24 a 17 in favore della formazione allenata dal tecnico Laura Abram, gara 2 a favore quindi anche della Iomi Salerno che approda in finale scudetto, serie di finale scudetto che lo ricordiamo parte mercoledì 11 maggio, gara 1 mercoledì 11 maggio qui alla palestra Caporale Palumbo, poi gara 2 domenica 15 maggio in trasferta ed eventuale gara 3 anche il martedì 17 maggio sempre in trasferta. Onore comunque anche al Mestrino che in queste due gare ha dato filo da torcere alla formazione salernitana. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare della Iomi Salerno.